Buongiorno. Allora, mi chiamo Giuseppe Magia, sono un utente Linux da quasi 19 anni, uso open source da un sacco di tempo, sono un cosmopolita, viaggio e lavoro all'estero, lavoro con i database e lavoro anche con la linea di comando. Quello di cui parliamo oggi è un argomento che vi spiega come essere produttivi con Linux. Allora, che cos'è che facciamo oggi? Parliamo di strumenti per gli utenti di linea di comando. Ci sono dei trucchi, degli insegnamenti per scrivere meno e produrre di più e soprattutto vi darò qualche informazione per cui se avete qualcuno che usa soltanto interfacce grafiche lo fate diventare un po' verde di invidia. Che cosa parliamo di linea di comando? Proviamo a spiegare il problema. La linea di comando è un modo di risolvere un problema e a seconda del problema che avete può essere una buona o una cattiva soluzione. Vediamo questo problema specifico. Avete un documento che contiene una data in un formato diverso da quello che vi serve e voi volete trasformarlo in un formato diverso. Allora, se siete un utente di interfaccia grafica, GUI significa Graphic User Interface, cosa fate? Aprite il documento con un qualsiasi software e modificate la data. Probabilmente in questo caso l'utente della linea di comando farà la stessa cosa. Fin qui è tutto facile. Modifichiamo il problema e supponiamo che invece di avere una data avete molte date che hanno il formato sbagliato e volete convertirle nel formato buono. Allora, se siete un utente di interfaccia grafica, che cosa fate? Aprite il documento con, non lo so, avete bisogno di uno strumento che sappia risolvere quel problema specifico. E quindi una volta che avete aperto quel documento cercate di trasformare quelle date in un formato diverso. Se avete la linea di comando ci sono dei sistemi che possono risolvere questo particolare problema con un solo comando. Poi vi faccio vedere un esempio. Il problema è questo. Avete la data in cui c'è 12/25/2012, quindi ci avete prima il mese, poi il giorno e poi l'anno e volete trasformarlo in un formato che abbia anno, mese e giorno. Usando il comando che potete imparare dalla linea di comando, eseguite questo cambio in un solo colpo. Ora, questo non è ancora l'esempio migliore, perché se voi avete uno strumento come OpenOffice e sapete usare le espressioni regolari, potete ottenere la stessa soluzione più o meno nello stesso tempo. Però diciamo che possiamo avere un problema ancora più difficile, e il problema è che anziché avere un solo documento con molte date, avete molti documenti con molte date, quindi questo problema si sta moltiplicando un po'. Quindi in questo caso l'utente di interfaccia grafica si guarda intorno e dice vado a piangere un attimino nell'angolo e poi torno. Invece l'utente di linea di comando ha la possibilità di risolvere questo con un solo comando. Ora, fate attenzione, questo è bruttissimo, ma la soluzione del problema che abbiamo esposto è questa.
In pratica, se voi sapete usare la linea di comando, potrete scrivere una cosa simile a questa e risolvere il problema. È bruttissima, ve l'ho detto, ma ci sono, possiamo spiegarci un po'. Quei segni orribili che avete visto sullo schermo hanno un significato, si chiamano espressioni regolari, che sono è un mini linguaggio che si può usare all'interno di altri linguaggi oppure si può usare direttamente dalla linea di comando. Che cos'è? In pratica è un modo per dire alla svelta al sistema: quando trovi una cosa di questo tipo, cambialo in quest'altro. È come i dialetti in Sardegna, che si può dire la stessa cosa in modi diversi. E quindi magari se siete di Cagliari non capite quelli di Sassari e viceversa, però è una cosa utilissima per riuscire a comunicare con il sistema. Possiamo dire che questo è difficile come il sardo per gli italiani, ma è che è facile come il sardo per i sardi. Come tutte le cose, basta capirlo un po'. Allora, spieghiamo per esempio come funziona. Nella prima riga qui vedete un programma che scrive ciao, e poi scrive mondo, e poi scrive 2012. Questo è semplice, fa semplicemente sullo schermo apparire sullo schermo quello che viene scritto. Nella seconda riga abbiamo ciao mondo 2012 e poi abbiamo grep A. Questo A è un'espressione regolare che dice cercami tutte le parole che contengono la lettera A. E quindi vi scrive ciao perché contiene la lettera A. Usiamo un'altra espressione che dice cercami la lettera O e vi scrive ciao e mondo. Quindi vedete, questa è un'espressione regolare, semplice, facile, immediata. Proviamo a farne una un po' più difficile, che anziché usare A e O usa questo carattere strano che è barra inversa W. Questo barra inversa W vuol dire cercami qualsiasi carattere che sia alfabetico o numerico, e in questo caso vi fa vedere tutte e tre le parole perché tutte e tre sono o alfabetiche o numeriche. Oppure il secondo esempio dice cercami tutte le parole che contengono un numero, quindi qualcosa che va da 0 a 9, e vedete vi fa vedere 2012. La stessa cosa che abbiamo detto prima con barra inversa W si può dire anche con l'insieme di parole, di lettere da 0 a 9 da A alla Z, e in questo caso vi fa vedere tutte e tre le parole. Ora, ho barato un po' perché in effetti ci sarebbe anche una terza schermata. Ci sono modi diversi per dire alle espressioni regolari trovami cose strane, per esempio trovami uno spazio, trovami qualsiasi cosa che non sia una lettera o un numero, o trovami qualcosa che sia all'inizio di riga o alla fine di riga. Quindi usando queste piccole componenti voi potete creare dei parametri di ricerca che poi andate a usare nella linea di comando. Potrei continuare schermate fino a un bel po', però siccome ce ne sarebbero troppe vi consiglio un libro, quindi potete andare a cercarvelo e vedere un po' di espressioni regolari. Nel frattempo torniamo all'argomento principale: perché si usa la linea di comando? E qui vi faccio un esempio dalla mia pratica personale. Io ho cominciato a usare i computer negli anni 80, molto tempo fa, e quindi ho cominciato a imparare una cosa che si chiamava MS-DOS. A quei tempi potevo dire che sapevo tutto su come si usava il computer, praticamente non c'era niente che mi sfuggiva. Ho imparato tutto quello che era imparabile. Poi cosa è successo? È arrivato Windows 3.0 e le cose sono cambiate. Windows 3.1 e le cose sono cambiate, quindi ho dovuto rimparare da capo quello che avevo già imparato. Poi è arrivato Windows NT, Windows 95, Windows 98. Ogni volta cambiava quello che
era utile nell'edizione precedente, quindi dovevo imparare di nuovo un modo di lavorare. Poi Windows 2000, Windows XP, Vista, e a un certo punto ho detto basta, non voglio più continuare a disimparare quello che ho imparato. Però c'è una storia parallela a questa. Alla fine degli anni 80 io ho imparato la shell di Unix. La shell di Unix, che adesso vi descrivo, è quella che mi ha consentito di imparare la linea di comando. E quello che ho imparato nell'87 è utile ancora oggi, non perché è una cosa antica, ma perché è una cosa che viene sviluppata in maniera omogenea, e i sistemi operativi moderni, attuali, come per esempio il Mac, usano lo stesso sistema che si usava negli anni 80, un po' ingrandito, ma i principi sono gli stessi. Quindi se imparate la linea di comando, adesso potete usarla su Linux o su praticamente tutti i sistemi Unix. Allora, la prima impressione che hanno gli utenti che arrivano alla linea di comando è quella di panico. Che cos'è il panico? Il panico è quando vi trovate una schermata vuota dove c'è questo dollarino sulla sinistra e voi vi chiedete: e adesso che diavolo faccio? Spieghiamo i principi della linea di comando. Ci sono alcuni componenti che vi sono amici. La prima è la shell, in pratica quella schermata nera che vedete è un interprete di comandi di cui, come abbiamo detto prima per il sardo, c'ha vari dialetti. Quello che noi usiamo è la bash cosiddetta, che è quella che trovate in quasi tutte le distribuzioni di Linux già installate, quindi non dovete andare a fare nient'altro che utilizzarla direttamente. I comandi interni della shell sono quelle cose che potete scrivere direttamente dalla shell senza avere nessun programma installato. Questi sono programmi interni che la shell esegue per voi, e ve ne faccio vedere qualcuno fra poco. Poi la shell può eseguire comandi che sono non interni ma si trovano nel sistema e possono essere installati oppure li trovate direttamente nella vostra distribuzione. Ci sono strumenti aggiuntivi che voi potete creare, per esempio potete fare un insieme di comandi shell che diventano uno shell script, quindi fate un piccolo programma che fa quello che volete voi. Se diventate utenti esperti, poi potete eventualmente usare una cosa tipo Perl o Python che sostituisce tutto quello che fate nella shell, però per il momento ci limitiamo alla shell. In questo talk parleremo anche di un'altra cosa, di un database che si chiama MySQL, non perché vogliamo fare database, ma perché lo usiamo come esempio di un programma esterno che può interagire con la shell. Quindi quello che vogliamo fare, vogliamo usare un database con la shell senza bisogno di applicazioni grafiche. Che cosa fa questo MySQL? Riceve comandi di database, li invia al server e restituisce i risultati. Tanto per essere precisi, quando voi cominciate a usare la linea di comando dovete scrivere un comando, eventualmente aggiungere delle opzioni e alla fine premere il tasto Enter. Questo lo dico perché si suppone che questo sia una sessione per principianti. Adesso parliamo della filosofia di Unix, che è quella che usate per la linea di comando. Voi avete uno strumento per ogni funzionalità. Nelle interfacce grafiche avete un qualcosa che cerca di fare molte cose tutte insieme all'interno di un'interfaccia grafica. Nella linea di comando avete moltissimi piccoli programmi che fanno una cosa sola. Ora, cosa ve ne fate di un programma che fa una cosa sola?
li mettete insieme e li fate cooperare. Questo è il modo in cui funziona la linea di comando. Si chiamano Unix pipes, che sarebbero i flussi operativi. Cosa sono questi flussi operativi? Potete dire a un'applicazione: prendi l'input da un file anziché dalla tastiera. Potete dire a un'applicazione: manda i tuoi risultati su un file invece di mandarli sullo schermo. Potete dire a un'altra applicazione: prendi l'input da un'altra applicazione e manda l'output su un file. Oppure potete dire: prendi l'input di un'applicazione e usalo, prendi l'output di un'applicazione e usalo come input di un'altra applicazione. Con questo sistema voi potete fare potete comporre degli strumenti che fanno molte cose contemporaneamente. In pratica, quando voi usate gli Unix pipe, fate elaborazione parallela, non fate elaborazione seriale. Cosa succede? Che voi avete un'applicazione il cui output va come input di un'altra applicazione. Ora, la prima applicazione comincia a lavorare, produce un risultato. Voi non aspettate che questa applicazione abbia finito per poter lanciare la seconda applicazione. La seconda applicazione comincia a lavorare immediatamente, appena la prima ha cominciato a produrre anche una piccola porzione di output, e poi continuano a lavorare in parallelo. Quindi la prima continua a produrre output e la seconda continua a produrre ancora. In questo modo avete elaborazione in parallelo di qualcosa che fa molte cose. Un'altra cosa che dovete sapere è che quando voi usate la linea di comando ci sono cose che vanno direttamente sulla shell, cose che vanno a applicazioni che stanno sulla stessa macchina e altre cose che vanno su un server remoto. Negli esempi che noi vediamo adesso abbiamo un server MySQL che potrebbe essere su qualsiasi server, in questo caso sta su questo computer perché abbiamo una sola macchina, e la shell che contiene il client MySQL dove voi mandate i vostri comandi. Quindi quando voi mandate un comando che dice per esempio MySQL-U nome utente meno p password, voi mandate questi elementi prima al client MySQL e poi va al server. Ci sono altri casi in cui una parte di questo che scrivete va soltanto al client e altre parti che vengono mandate al server per poi avere risultati. Ci sono altre cose in cui il client MySQL li interpreta direttamente e vi dà un risultato, perché non sono comandi SQL per il server, ma sono comandi interni. E parliamo del componente, della linea di comando, che è quello che vi consente di lavorare velocemente sulla linea. C'è una cosa che si chiama readline, che probabilmente non vedete da nessuna parte, non lo leggete in nessun manuale, eppure è un componente comune che è in tutte le applicazioni, o quasi tutte le applicazioni che usano la linea di comando su Unix. Quindi la readline è quel ambiente che vi consente di scrivere sulla linea di comando e di modificare i comandi. Per esempio potete fare CTRL A per andare all'inizio della riga che state scrivendo, CTRL E per andare alla fine di questa riga. Andando su e giù con le frecce potete vedere la linea precedente o successiva, e in questo caso potete andare all'inizio e alla fine, modificare.
usando Ctrl L potete pulire lo schermo e scrivere su una linea vuota. Usando Ctrl R potete cercare comandi precedenti invece di scorrerli tutti finché trovate quello buono. Potete anche fare operazioni complicate tipo trasformare una parola in maiuscolo, cancellare una parola, cancellare fino alla fine della riga o eliminare l'ultima azione se vi accorgete di aver fatto un errore. Se non vi ricordate tutti questi comandi, quando cominciate non ve li ricordate, potete usare il comando man readline che vi dà il manuale di questa operazione. Componenti della bash. La bash c'ha comandi, c'ha alias, variabili e funzioni. Cosa sono questi comandi? Per esempio, la cosa più semplice, il comando echo che scrive quello che voi mettete subito dopo echo. Quindi echo something vi scrive something sullo schermo. Poi ci sono gli alias. Alias sono dei nickname che voi inventate per qualcosa che usate di frequente. Per esempio, se volete chiedere al server MySQL qual è la data di sistema del server, potete usare un alias MyDate che dice chiama il server MySQL e chiedigli il risultato del comando select now. Quindi, dopo di quello, potete fare MyDate e lo eseguite con un solo comando. Potete usare un alias all'interno di un altro alias, per esempio potete mettere myself invece di MySQL, dopodiché usate myself come un comando principale. Poi ci sono le variabili. Variabili sono, a differenza degli alias, sono delle stringhe di caratteri che potete usare all'interno di altri comandi. Una variabile viene definita con un nome e un contenuto e poi viene utilizzata con il simbolo dollaro seguito da quel nome che avete usato prima. Nell'esempio che vedete sullo schermo c'è un myQuery che è select curDate e questo myQuery lo potete usare all'interno di un altro comando con il dollaro. Quindi viene espanso tutta questa riga in mysql-n-b e poi -e select curDate. Usando queste due variabili potete accorciare i comandi e potete creare comandi più complessi. Le variabili le potete anche annidare una dentro l'altra e questo serve per poter fare appunto comandi complessi. Qui non ci stiamo a dilungare troppo perché quando cominciate a programmare vi ci troverete da soli, ma basta sapere che usando queste variabili noi abbreviamo il risultato finale fino a quando arriviamo ad avere questo dollaro $q che contiene tutto quello che è nelle righe precedenti. E il risultato della elaborazione di prima è questo che vedete qui. Parliamo brevemente di questo client MySQL. Anziché scrivere direttamente sulla linea di comando, voi potete dire al client MySQL prendi i comandi che vengono da un file. Per esempio dice MySQL minore di nome del file, il quale file contiene delle istruzioni SQL e MySQL li esegue. Oppure potete all'interno di MySQL dire source nome di quel file e lui eseguirà tutte le istruzioni che sono dentro il file.
Questo serve a usare velocemente il client senza bisogno di scrivere manualmente tutto quello che dovete fare. Allo stesso modo che abbiamo visto per le altre applicazioni di Unix, potete usare una qualsiasi applicazione che produce SQL e lo mandate in output al client MySQL. Per esempio fate echo select 1 e quindi echo produce un comando SQL e fate pipe MySQL e MySQL lo esegue. Questo è una cosa importante perché adesso lo andiamo a sfruttare. Ora alcuni dettagli su come il client MySQL sfrutta l'ambiente. Se voi usate un pipe, quindi se voi state ridirigendo l'input all'output in MySQL, usa automaticamente il batch mode. Batch mode significa che manda l'output senza nessuna cornice esterna. Se voi volete tutto l'abbellimento, anche se siete in batch mode, dovete dirgli meno T, quindi creami una tabella che mi fa vedere i contorni, che solitamente non vi serve se volete avere soltanto l'output. Quando usate un comando MySQL direttamente dalla linea di comando senza ridirigere, il table mode viene di default. Ora, quando state usando il client MySQL per avere dei risultati, voi potete togliere la testata e potete forzare il batch mode, così vi viene senza contorni e senza il nome della colonna. Questo è importante perché quando vogliamo usare MySQL per avere un risultato che poi vogliamo elaborare in altri comandi, abbiamo bisogno di specificare queste due cose. Un altro modo che avete di usare comandi all'interno di comandi è usando le virgolette inverse, che si chiamano inverse quotes in inglese, oppure usando dollaro parentesi aperta parentesi chiusa. Quando mettete qualcosa all'interno di questa espressione, la shell esegue quello che c'è fra le virgolette inverse e vi restituisce il risultato. E adesso vediamo proprio che cos'è che abbiamo usato quando vi ho fatto vedere quella cosa complicata che abbiamo visto all'inizio. Abbiamo usato un ciclo. Allora, i cicli sono non sono cicli da pedalare, ma sono cicli da eseguire. In inglese si chiamano loops. Che cos'è un ciclo? È un'istruzione che dice al sistema: esegui una determinata cosa n volte. Quindi gli dico, usando la variabile n, prendendo come elementi 1, 2 e 3, scrivi l'elemento. Che cosa fa? In questo caso vi scrive semplicemente quello che avete detto. Ora, perché questa cosa è veramente importante sulla linea di comando? Perché voi potete usare lo stesso ciclo in una sola riga. Questo vi consente di creare comandi complessi velocemente senza dover scrivere uno script. L'esempio di prima con un'aggiunta fondamentale è questo. C'è il comando sec, che sta per sequenza, dove gli dite l'inizio e la fine della sequenza, e quello produce una serie di numeri che vanno dall'inizio alla fine. Ora, se voi usate questo ciclo che abbiamo visto prima, dove invece di scrivere manualmente i numeri che volete, dite a sec di produrlo, voi avete un comando che su una sola riga vi può produrre un output di 1000 righe senza bisogno che voi le scriviate tutte. Non dovete scrivere for n in 1, 2, 3, 4, 5 fino a 1000, ma semplicemente scrive
dollaro, aperta parentesi, SEC 1, 1000, chiusa parentesi. In questo caso questo loop produce tre righe che contengono il numero che avete specificato. Invece di usare una sequenza manuale oppure specificarla da un programma, potete prendere l'input da un file. Se voi andate a vedere il dizionario standard di Unix che sta su tutte le macchine, trovate un elenco alfabetico di parole come quella che vedete sullo schermo. Quindi potete usare questo elenco di parole per produrre un ciclo. In questo esempio vedete che usiamo la variabile U che prende ognuna di quelle parole, lo trasforma in maiuscolo e la scrive sullo schermo. Quindi in questo caso l'input viene da un file invece di venire da un'operazione. Stessa cosa potete fare prendendo l'input non da un file, non da una variabile standard di Unix, ma da MySQL. Per esempio dite MySQL, dammi l'elenco delle tabelle del database world e vi dà tre tabelle che poi potete mettere in un ciclo e dirgli produci con questo ciclo, questa è veramente una cosa cool, produci con questo ciclo delle istruzioni SQL che poi, che cosa facciamo una volta che le abbiamo prodotte? Facciamo quella cosa che abbiamo detto all'inizio, dove abbiamo detto che possiamo fare un pipe dell'output di un programma come input di un altro programma. Quindi una volta che abbiamo queste istruzioni che vi dicono create table nel database world 2, potete semplicemente mandarli a MySQL e quindi MySQL non farà altro che eseguire quelle istruzioni che sono state create da un'applicazione precedente che guarda caso era MySQL stessa. L'ultima cosa che vi voglio dire per trasformarvi da utenti principianti in utenti evoluti sono i cicli annidati. Quindi quando avete un ciclo dentro un ciclo, che non è un triciclo, ma è la ricetta per farvi diventare esperti. Fate attenzione che questo è difficile. Allora, dentro MySQL avete un elenco di database, quindi dite a MySQL dammi l'elenco dei database. Per ognuno di questi database potete dirgli dammi l'elenco delle tabelle. Quindi vedete che c'è già due gradini di operazioni da fare. Allora, in teoria, quello che dovete fare è, per ogni database, esegui questo comando. E l'esegui questo comando è, per ogni tabella, esegui che cosa? Fai l'elenco delle tabelle e produci qualcosa. In questo caso, utilizzate un ciclo annidato, in cui vedete che c'è un for all'inizio, for usando la variabile d, che produce l'elenco dei database. All'interno di questo ciclo avete un altro ciclo che usa la variabile t per dirgli fammi vedere l'elenco del database d e poi all'interno del ciclo interno voi dite fai qualcosa con questo con questi due elementi. Quindi avete il database d e la tabella t. Questo ciclo vi fa vedere in pratica la composizione di tutte le tabelle, di tutti i database con un solo comando. Cioè non dovete scrivere la stessa cosa 2000 volte, ma potete fare un solo comando che vi fornirà l'elenco di tutto il contenuto del database, di tutti i database con un solo comando. Quando solitamente faccio questo di fronte a un cliente che di solito usa la linea di comando, scusate, di solito usa interfacce grafiche, mi chiede da che pianeta sono venuto. Allora, questo è un argomento abbastanza lungo che richiederebbe un po' più di tempo perché avrei voluto farvi vedere degli esempi, ma siccome non avevamo 3 ore a disposizione, ho ridotto il contenuto in modo che ci stesse in circa 45 minuti.
Allora, che cosa vi do? Intanto vi do le slide. Le slide le potete andare a vedere su questo sito che si chiama slideshare.net, dove le slide sono state inserite stamattina. Ci sono anche sul mio blog, ci sono cose di questo tipo. Vi consiglio alcuni libri da leggervi quando avete tempo durante l'inverno. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad andarvi a vedere le slide.